Salve e ben arrivati a tutti. Io sono Eleonora Marzella e in compagnia con me c'è Chiara Pagani. Ciao Chiara! Ciao Eleonora, grazie mille per l'invito. Chiara è una mia nuova autrice, conosciamola insieme. Chi sei? Allora, io sono Chiara Pagani, sono una che scrive, mi piace definirmi così. E scrivo da molti anni, però ovviamente un po' anche in anonimato, insomma. Ultimamente ho deciso di spingermi un po' più in là e di pubblicare il mio libro Sunrise, un romanzo, un romance suspense. E poi in seguito, da pochi giorni, è uscito anche un mio breve racconto che si intitola Divo.C19. Che è esattamente al contrario, poi è il Covid-19. Esatto. Ma prima di parlare del Covid, quindi partiamo subito con questo virus, parliamo di Sunrise, che ha questa copertina bellissima. Di cosa parla questo libro? Allora, Sunrise è una storia d'amore che nasce come il più classico dei cliché, ovvero c'è il ragazzo bello dannato con la classica ragazza casta e pura, diciamo così, però in realtà no, nel senso che la storia si trasforma tantissimo e c'è veramente, veramente tanto in questo romanzo. Un romanzo, secondo me, molto completo, che parla di... è un inno ai valori, Sunrise. È importante ogni tanto ricordarsi che ci sono dei valori anche morali, no? Esatto. E che la gente se ne dimentica ultimamente. Assolutamente. Infatti anche la protagonista femminile ha una forza d'animo veramente che secondo me al giorno d'oggi manca molto. Ci sono aspetti biografici all'interno di Sunrise? No, diciamo che entrambi i protagonisti hanno un qualcosa di me. Però la storia è assolutamente inventata, quindi c'è un po' del mio carattere, perché comunque quando si inizia a scrivere si scrive di ciò che si conosce meglio, in questo caso se stessi. Quindi prima di essere una scrittrice, sei anche una lettrice? Assolutamente. Vogliamo ricordare che per scrivere romanzi è fondamentale leggere? Assolutamente sì. Anche perché secondo me poi si inizia a scrivere quando tu, leggendo, continuando a leggere, non trovi quello che vorresti nei libri, quindi poi lo scrivi. Molto bene, passiamo invece al secondo libro, questo sì. Racconto, come mai questa esigenza? Allora, questo racconto è nato durante il lockdown. Praticamente parla di Carlo, questo ragazzo nerd un po' sfortunato che è rinchiuso in casa praticamente con la madre e inizia un'evoluzione, quindi da ragazzo sfortunato. Chiara ride perché io non so se in televisione questa cosa si potrà vedere o meno, ma praticamente non è che negli studi qui di TV B85 c'è solo Chiara ed Eleonora, a parte tutta la regia e il retroscena c'è anche la mia cagnolina Africa che oggi è nostra compagnia, ma comunque questo è il bello della televisione, portare la realtà e quindi insomma la realtà che appunto, tra l'altro parliamo anche del Covid, perché secondo me invece è molto interessante questo discorso di Chiara, il fatto che durante un periodo così buio comunque lei è riuscita a portar fuori qualcosa di interessante. Sì, esatto, perché durante questo periodo secondo me tutti abbiamo un po' ragionato anche sulle nostre vite e questo ragazzo appunto Carlo decide di trovare una sua voce, quindi praticamente si chiama Divo.C19, che al contrario sarebbe Covid-19, però lui diventa un divo tra virgolette in questo periodo, quindi trova la sua vera strada e il messaggio che vuole passare questo racconto è proprio quello che non bisogna sprecare il tempo che abbiamo, ma dobbiamo muoverci, mai stare fermi. Questa cosa è molto interessante perché io vedo intorno tantissime persone che sprecano il proprio tempo, però capisco anche che sia difficile prendere la propria vita in mano. Assolutamente, quindi ci vuole un sacco di lavoro su se stessi, secondo me, e cercare di capire esattamente qual è la nostra strada. Qual è il tuo rapporto con i social? Allora, il mio rapporto con i social diciamo che è nato da poco, perché prima non ero assolutamente social, però con Sunrise appunto mi sono dovuta adattare, evolvere diciamo così, e quindi insomma ci sto un pochino lavorando. Facciamo un piccolo riassunto, perché dovrebbero leggere Sunrise? Sunrise è un libro completo che parla dentro di sé tantissimi, tantissimi argomenti. E molte persone si possono ritrovare secondo me in questa storia, quindi io lo consiglierei assolutamente. E quello che hai in mano invece? Questo perché fa riflettere, è sarcastico, ha molto sarcasmo dentro, però alla fine fa riflettere, quindi
penso che potrebbe essere utile a molte persone. Quali sono i tuoi progetti futuri? Ne ho tanti in mente, fra pochi giorni uscirà un'antologia e un altro romanzo il prossimo anno, quindi non mi fermo mai assolutamente. Molto bene, noi ringraziamo Chiara Pagani, pagina Facebook? Grazie. Chiara Pagani e invece su Instagram è chiarawriter87. Ringraziamo Chiara Pagani, vi ricordo che potete cercarla semplicemente in Google, chissà quanta roba vi uscirà fuori. Qualcosina, non troppa. Spero che tu ti sia trovata bene nel nostro salotto letterario e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.